sono onoratissima di essere qui stasera a suonare per voi in questo luogo splendido e per presentare il mio CD che è appena uscito da pochissimo tempo e appunto in questo periodo sto facendo un po' un giro presentando questo disco in concerto. E lo strumento che ascolterete, che avete ascoltato, è un'arpa barocca italiana, ovvero il suo nome propriamente sarebbe arpa doppia ed è in realtà uno strumento con tre file di corde che si usava soprattutto in Italia nel 600. Arrivando invece al progetto che vi presento stasera, lo vorrei un po' presentare perché è abbastanza particolare, ovvero ho preso il repertorio dal violino, che è uno strumento, come sapete, monofonico, cioè può fare solo una voce alla volta, e quindi non è così ovvio pensare a questa analogia. In realtà storicamente questa analogia è documentata, anche se non esplorata oggi, e inoltre il mio ragionamento è stato molto empirico da musicista e meno da studiosa, se si vuole, nel senso che ho provato questi brani e ho visto che potevano funzionare subito, perché al contrario della musica per tastiera che va semplificata, questi possono essere anzi ampliati. Io veramente mi sono presa molte libertà, convinta anche in questo processo, convinta che l'avrebbero fatto anche loro, e ho veramente riadattato questi brani per me, sulle mie mani e per il mio strumento.